intanto una sostanziale carenza di personale, personale medico, infermieristico, operatori sociosanitari nei tre reparti che abbiamo potuto visitare. Per questo, diciamo, insieme ai consiglieri di Popoli Democratica cercheremo un incontro quanto prima con il manager dell'ASL di Pescara per mettere in evidenza alcune cose. In primis, il pronto soccorso. L'anno scorso ha fatto 13.500 accessi, quest'anno già nei primi due mesi sono 600 in più dell'anno scorso. Significa che il pronto soccorso di Popoli funziona, che avrà una stima annuale nel 2023 di 15.000 accessi. Sapete quanti accessi fa il pronto soccorso di Pescara con tutti i problemi che ha? Circa 75.000, quindi significa che il pronto soccorso di Popoli è un polmone molto importante anche per Pescara. Sapete quanti medici ci sono al pronto soccorso di Popoli? 4, compreso il responsabile, l'ex responsabile facente funzione, che è in pensione e che con abnegazione presta il suo servizio. Gli infermieri, sono andati via 4 infermieri negli ultimi due anni e gli operatori sociosanitari probabilmente da fine marzo non riusciranno più a fare i turni. Sapete che se un infermiere accompagna un paziente in ambulanza presso un altro ospedale, al pronto soccorso di Penne rimane un solo infermiere, una situazione completamente contro legge che ne prevede addirittura 3. Poi abbiamo visto anche di altre situazioni. Abbiamo visto per esempio un'apparecchiatura della telemedicina che la Regione Abruzzo ha acquistato insieme a quella di Penne, insieme ad un'altra dislocata all'ospedale di Pescara, servirebbero per le malattie tempo dipendenti, cioè quelle che hanno bisogno di essere prese per tempo, pensiamo per esempio all'ictus. Hanno pagato queste 3 apparecchiature 25.000 euro, 24.000 euro credo al mese per 5 anni fino a diventarne proprietarie. Spolverano queste apparecchiature, ma queste apparecchiature non sono mai entrate in funzione. Stessi problemi per quanto riguarda il centro del risveglio. Il ministro è venuto il 10 dicembre, ha visitato i 5 letti del codice 56, ma del codice 75 stiamo ancora aspettando gli arredi e soprattutto stiamo ancora aspettando l'assegnazione del personale, infermieri, terapisti, sapendo che quelle sono patologie che hanno bisogno di tanto personale, hanno, diciamo, un parametro molto elevato di personale che deve seguire queste persone. E poi l'ultimo passaggio l'abbiamo fatto al centro per i disturbi alimentari, visto che il 15 di marzo è stata la giornata del fiocco Lilla, quella contro i disturbi alimentari. Beh, questa è una struttura incardinata all'interno di medicina con una sola dottoressa, che addirittura è nell'organico di medicina. Non è neanche una WOSD. Ora, chi, diciamo, segue queste vicende sa di che cosa parliamo. Non hanno assolutamente autonomia. Con il Covid sono state, per realizzare delle aree grigie, la cardiologia è stata spostata sopra, c'è solo un solo ambulatorio e le ragazze e i ragazzi che si recano in questo centro, che ha valenza regionale per sottoporsi, diciamo, alle terapie, sono costretti a stazionare in un corridoio dove sono presenti anche altri pazienti, con una lesione totale della privacy e della riservatezza. Anche qui chiederemo al manager della ASL di Pescara di fare in modo che questa struttura possa essere riportata a quella che era una volta, cioè su un unico piano, magari in un'unica ala, senza spacchettarla su due edifici diversi. La prima cosa che faremo oggi è chiedere un incontro con il manager anche per quelle strutture che sono state lese dal terremoto del 2009 e del 2016, perché a Popoli ci sono anche situazioni di sovraffollamento di stanze. Vogliamo capire a che punto sono i lavori, se ci sono dei contenziosi, vogliamo avere una fotografia completa della situazione. E poi con un'interrogazione cercheremo di rimarcare queste situazioni, anche perché ogni volta che abbiamo fatto qualcosa in consiglio regionale poi abbiamo visto, diciamo, dei percorsi che si sono messi in movimento. Grazie.